Ma Renzi è un esponente di una forza che sostiene il governo, che si è un attimo dopo il giuramento, come sapete, si è costituito dei gruppi autonomi e sono gruppi che sostengono questa maggioranza. Quindi lo cito Renzi, non ho nessun problema a citarlo e lo sentirò ogni volta che sarà necessario nell'azione di governo. Si è concluso da poco il Consiglio dei Ministri che aveva all'ordine del giorno l'approvazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019. Voglio confermare l'annuncio che ho già fatto, abbiamo sterilizzato l'aumento dell'IVA, però vorrei chiarire che non ci accontentiamo di questo. Già da quest'anno abbiamo progettato e progettiamo con questa manovra economica la modernizzazione del Paese, la digitalizzazione delle sue infrastrutture, la semplificazione burocratica, la svolta verde, la cosiddetta Green New Deal. Vogliamo anche, come abbiamo promesso, già ridurre il cuneo fiscale, lo facciamo a beneficio dei lavoratori. Vogliamo nel complesso anche abbassare le tasse, quello è il nostro obiettivo, e anche abbassare le aliquote dell'IVA in prospettiva. Ancora vogliamo perseguire un Family Act, vogliamo dare un segnale alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità, e ultimo, ma certo non trascurabile obiettivo, vogliamo anche realizzare un'operazione di contrasto all'evasione delle tasse come mai è stato fatto in passato. In queste ore un partito della maggioranza, Italia Viva di Matteo Renzi, accredita l'idea che sia stato l'intervento dei renziani a in qualche modo far tornare indietro il governo sull'idea di rimodulare, aumentare l'IVA. È così? C'è stato questo intervento e in generale una valutazione, Presidente, era il primo banco di prova, diciamo, dopo la scissione di Italia Viva come forza di maggioranza, che atteggiamento ha trovato Renzi? Ha effettivamente una golden share su questo governo? Lei non può dire il governo ha deciso, quindi c'è stato qualcuno che ha fatto cambiare idea al governo. No, è proprio un'errata ricostruzione. Ieri ci siamo confrontati e abbiamo, dopo un confronto maturato, dopo varie ore, ci siamo convinti, io stesso mi sono convinto che quello che vogliamo perseguire è sicuramente lavorare alla contrastare l'evasione. Per farlo ci siamo convinti che va assolutamente incentivato l'utilizzo della moneta cosiddetta elettronica, dei pagamenti tracciabili. E ci siamo anche convinti, perché nessuna decisione era stata assunta, nessuna decisione di governo era stata assunta, che vogliamo perseguire questo obiettivo attraverso meccanismi incentivanti l'utilizzo della moneta elettronica e non disincentivanti l'utilizzo del contante, offrendo un vantaggio ai cittadini che adegueranno il loro stile di vita, ma non penalizzando gli altri. Renzi è un esponente di una forza che sostiene il governo, che si è un attimo dopo il giuramento, come sapete, si è costituito dei gruppi autonomi e sono gruppi che sostengono questa maggioranza. Quindi lo cito Renzi, non ho nessun problema a citarlo e lo sentirò ogni volta che sarà necessario nell'azione di governo e ci confronteremo anche con lui e i suoi delegati che ieri erano al tavolo. Quando lei dice golden share, non so cosa intenda. La golden share ce l'ha anche il PD, ce l'ha il Movimento, ce l'ha Libero Uguali, come ce l'ha Italia Viva. Ma guardate che ragionare di golden share è veramente sbagliato. Noi stiamo qui lavorando per i cittadini. Se c'è, lei quando dice ragiona di golden share, sembrerebbe attribuire a una forza, una in particolare rispetto a quattro, e non capisco perché, il compito di decretare la vita o la morte di qualcuno. Ma noi siamo qui a lavorare per i cittadini italiani o per rimarcare spazi politici? O... Chiaro? Quindi è proprio sbagliata l'impostazione di questo ragionamento. La politica ci ha insegnato che ogni forza politica ha bisogno anche, e questo è legittimo, di rimarcare uno spazio politico.
Quindi chi ha la responsabilità di una forza politica, gli esponenti di una forza politica, è chiaro che lavorano anche per incrementare il consenso di quella forza politica. Questo è legittimo. Però se questo diventa prioritario rispetto all'obiettivo di raggiungere un obiettivo comune nell'interesse dei cittadini, significa lavorare a un interesse di parte. Io ci sono già passato. Quindi invito tutti a fare attenta considerazione di quello che è l'obiettivo comune e di non lasciare che l'obiettivo comune venga oscurato dall'interesse di parte.